Barra, lei conferma tutte le dichiarazioni che ha reso? Signor Presidente, io mi chiedo scusa, vorrei fare un confronto con Bandico. Vabbè, questo è un confronto della questione. Io le ho fatto un modello 13 a lei, signor Presidente. Specificando che... no, io voglio sapere questa paura da dove esiste. Questa? Bandico ha dichiarato a lei che a Barra non bisogna avere più fiducia per quanto concerne il collaborare, perché ha paura. Io non so, Bandico. Ma vabbè, ma questo è soltanto... signor Presidente, allora non parlo. Comunque, sento un poco, Barra, noi non è che possiamo fare il confronto perché non lo posso per stabilire fare, se una persona ha o meno paura. Se lei è venuto qui, dovrebbe rispondere. Signor Presidente, se mi fa grazia, vedete, io mi trovo di fronte a lei, di fronte a una corte, e penso che ad un momento, se un pentito come Bandico dice che io ho paura e non bisogna avere fiducia per quanto riguarda me, io gli dico il confronto e lei me lo deve far fare. No, il confronto era questione, e dobbiamo chiarire, signor Presidente. Il confronto è una questione del tutto diversa. Lui ha fatto un'affermazione e lei. E che cosa fa? E lei nega questa affermazione a pasta e fagioli, com'è? E di chi dovrei avere paura? Allora, di Bandico? Per quanto riguarda il confronto, non è possibile. Perché, non è possibile? Non è che, sulla questione della paura non possiamo mica fare un confronto. E lei, quella ha fatto un'affermazione e lei smentisce, punto e basta. Ma non è così. D'altra parte è venuto qui e quindi ha dimostrato che non ne ha paura. Ma signor Presidente, vedete che sulla parola che ha detto Bandico, e ne ha parlato tutta la stampa, tutto il mondo lo sa. Parlerà... Io non mi metto paura i Bandico, io uccido subito, signor Presidente. Vabbè, no. Ma che ci stiamo scivolando con la capa? Allora. E lei deve soltanto rispondere quindi... Perché dobbiamo precisare di fronte a lei la realtà delle cose. Qua si sta venendo di fronte a una corte per chiarire le cose. Se Bandico dice di fronte a un presidente di un tribunale e alla presenza di una corte, Barra, non bisogna avere più fiducia perché ha paura, io intendo chiarire questo particolare di fronte a lei. Vabbè, d'accordo, lei ha chiarito questa circostanza e ne diamo atto. Allora... Senta un po', passiamo all'interrogatorio. Dobbiamo passare un altro, signor Presidente. Sì. Poi io vorrei chiarire questo particolare. Vi prego gentilmente di sentirmi attentamente. Io mi trovo in una situazione un pochettino male. Qua il carcere di Campobasso mi ha fatto 50 rapporti e su ogni rapporto di questo c'è scritto barra agitato, io non so, ci vuole un psichiatra per vedere se barra è agitato, non un agente di custodia che era nessuno, è l'ultimo arrivato. Seconda base, vedete, io non ho fatto nessuna infrazione. Se sono rapporti che questi rapporti riguardano all'autorità giudiziaria, a me non mi hanno spiccato nessun mandato di cattura. Se sono rapporti disciplinari che riguardano internamente al carcere, signor Presidente, internamente c'è una commissione diretta, direttore, maresciallo e capellano, a me non mi ha giudicato nessuno. Ora io voglio sapere questi 50 rapporti a che servono, quale terreno si stanno preparando. Io so morire, signor Presidente, ho saputo vivere e so morire. Allora se lei non mi dà soddisfazione, io voglio fare un confronto con questi agenti di custodia che mi hanno fatto questi rapporti. Ma le voglio precisare una cosa, signor Presidente. Il carcere di Campobasso è composto di 100 persone, 100 agenti di custodia. Me ne hanno fatto 50... E io ho 50, il personale di 50 persone contro. Ho mandato a chiamare al dottor Di Pietro, di Persia, De Lucia, Fontana, non sono mai venuto, per dirgli ma che sta succedendo. Nel secondo momento mi ho chiamato l'incontro con tutta la custodia attraverso il modello 13 inviandolo alla procura di Napoli, nemmeno hanno preso conto. E allora dove si deve arrivare, signor Presidente? Me lo spiega lei? Non lo so. Vabbè, diamo atto di queste sue richieste, ma noi... Signor Presidente, però me ne deve dare atto con fatti, se no io non parlo. Con fatti che mica posso fare poi il confronto con... Ma perché mica si sta facendo un processo relativo a questi fatti di reazioni, diciamo così, a queste reazioni su nei confronti degli agenti. Signor Presidente, che le hanno fatto fa 7 mesi di cella di punizione? Ma noi facciamo un altro tipo di processo. Noi siamo... lo sa meglio di me, stiamo procedendo per 416 associazione delle lingue a carico di molte persone, 250 persone, che sono chiamate in causa anche da lei. Ma ora, chi deve accusare io, signor Presidente? No, lei non è che... Casa hanno fatto 50 rapporti che si stanno preparando il terreno, e allora facciamo le prime chi deve accusare? Lei è stato interrogato dal giudice istruttore e dal pubblico ministero, quindi mi deve dire se conferma queste dichiarazioni che ha reso. Prego, avvocatore. Credo che innanzitutto dobbiamo chiedere se intende rispondere in questo processo. Poniamogli prima questa domanda. Se dice sì, deve rispondere. Se dice no, allora se ne va. È chiaro. Allora, ma chi devo rispondere? All'avvocato a lei? No, deve rispondere a me. All'avvocato non rispondo. No. Lei deve parlare soltanto con me. Dunque, la questione è questa. Lei è stato interrogato sia dal pubblico ministero, sia del giudice. Sì, questo lo so. Ma io volevo dire una cosa. E ha reso delle dichiarazioni. Ora queste dichiarazioni qui... Lei
Vuole rispondere in proposito? Signor Presidente, di quella dichiarazione ne parliamo dopo, nel secondo momento. Prima che io so la motivazione di questi 50 rapporti, dove vogliono arrivare, agio sapere. Ma sapete, parla io di Presidente, questi 50 rapporti, se io non mi posso trovo, dirle niente. Chiedo scusa, se io mi trovo in un carcere, il quale mi fanno 50 rapporti, e io mi chiamo l'incontro, che ha la custodia e che ha la direzione, dicendo la cosa sta in questo sistema, con fatti aggravanti. E scusate, perché questa procura di Napoli non ne prende conto? Non mi ha chiamato mai nessuno. Come essere in telasso o morire, e io so anche morire. Parla, noi non siamo la procura, né... Vabbè, allora non voglio rispondere, signor Presidente. Non vuole rispondere. E noi, né tantomeno conferma, perché non conosco nessuno, vabbè, signor Presidente. Allora, mi chiamo Barra, mettetela per conto. Non intendo rispondere, esatto, né confermo. Esatto. Avvocato, state un po' così. Avvocato. Va bene, allora potete accompagnarlo. Arrivederci. Ha detto pure non conosco nessuno. Non conosco nessuno. Sì, lo ha detto, lo mettiamo a verbale, ma d'altra parte tutto risulta registrato. E io non posso avere conto di questi rapporti, scusate. Ma i rapporti non li fanno a me. Ma lei è un presidente, scusate, io non lo so. Ma se è un presidente... Ma non li faccio io, ma ho capito questo, ma i rapporti, senta un poco, Barra, si accomodi un poco, si accomodi un poco, io dico una cosa, i rapporti non è che li mandano a me, il rapporto sarà stato mandato alla procura, al giudice di sorveglianza, non lo so, insomma, al ministero. Presidente, vedete, e io non le posso rispondere. Seguitemi a tal... vi voglio dire anche questo, vedete, io quando stavo nell'organizzazione, ho avuto a che fare molte volte con gli agenti di custodia. Sapete, questi sono un po' mondatelli, e con questi affari non avevano avuto. Ma vogliono prendere la palla in balza, dicendo il bar è un bandito, non si può muovere. Ma no, io in caso di emergenza mi chiamo bar, signor Presidente, a stagione di custodia, ne penso. Però se io faccio un'infrazione, è giusto che mi fanno questo rapporto. Ma non l'ho fatto, ma ne hanno fatto 50. Ho capito questo. E mi hanno fatto fare 7 mesi di cella. Ora, io posso dire questo fatto alla Presidente? Signor Presidente, è logico, scusate, è un terreno che si stanno preparando, ma dove vogliono arrivare? Ho capito, ma posso informare il Ministero, posso informare... Ma non è che io... Ma vedete, io ho fatto, signor Presidente, un modello 13, dicendo, diciamo l'incontro con la custodia che ha direzione, la procura di Napoli non ha passato manca per la cava. E allora a questo punto l'avvocato mi risponde, ma conferma, no, vabbè, non conferma. Beh, questo... Vabbè, senta un po', io posso informare il Ministero, signor posso chiedere gli altri... Però non è che possa intervenire sul rapporto o fare un processo a parte. Signor... Quindi noi dobbiamo, in questo procedimento qui, trattare dei fatti del tutto indipendenti dal rapporto. Le voglio dire, gli agenti di custodia mi fanno un rapporto e mi dice in un rapporto, il Barra agitato. E chi è questo agente di custodia? Ho capito. Che c'è una psichiatrica? E allora giustamente, signor Presidente, ci vede che c'è qualcuno che gli interessa che Barra ha dei rapporti preparando un terreno e portando a compimento. Io so anche morire. Chi non sa vivere non sa morire. Capitemi, signor Presidente? E allora a questo punto cosa succede? Succede questo, ecco perché vi ho detto, ma scusate, ma se Pandico, tutti i miei rispetti e riguardi, anche per Pandico, per carità, Pandico dice che è stato un consigliolo della Camorra Cutoliano. Ma state zitto. Presidente, lo fate venire un pochettino qua, no, per favore, signor Presidente, che è intervenuto Pandico e che viene allontanato perché... Signor Presidente, me lo fate fare un confronto con Pandico, e io le voglio precisare una cosa molto delicata, insomma... Chiedo scusa, ma vuole parlare o non vuole parlare? Perché se questo sto tentando di vedere, scusatemi, avvocato. Se parlo è tanto di guadagnati, insomma, la questione è questa, parla, io lo sto dicendo, i rapporti purtroppo io non li ho. Noi possiamo entrare nel merito di questi rapporti, lei potrà, indubbiamente, dice, l'agente di custodia ha detto che sono agitato e non è lui che è competente a fare un'affermazione del genere, dovrebbe essere fatta una visita medica. E va bene, posso dare atto di quello che dice lei, però purtroppo non possiamo entrare. Non potete fare niente. La procura non può fare niente, io non voglio collaborare, non conosco nessuno. Quindi, io abbraccio sempre la mia terra, signor Presidente, Ottaviano, la voglio bene. Va bene. Allora, mi potete portare Sarace? Cosa diceva? Avvocato, non si preoccupi. Avvocato Palumbo, ho provveduto, non si preoccupi. E non possono farlo contemporaneamente, perché se no si incontrano. Ed è da evitare, penso. È un divieto di... E va bene.
È giusto. Vede? No, non ancora. Non ancora, avvocato.